Ciao ragazzi, noi siamo Boku Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryozan. E bentornati a questa nuova amichevole con gli iscritti. Oggi affronteremo un iscritto del gruppo di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook, quello che vi lasciamo sempre in descrizione. Si chiama Raffaele, giusto? Yes, Raffaele. E niente, adesso io nel mentre che vi facciamo vedere anche il gioco, io vi mando la stanza. Regole un po' diverse dal solito, mi ho chiesto la cortesia di giocare a S10 e diciamo che ha scelto me come sfidante. Già, quindi vedremo Tsuki con la sua main completa alla riscossa. Quella verde però, perché quell'altra ci sto ancora lavorando. L'ibrido è un macello, quindi per il momento... Sto ancora lavorando, non riesco a trovare una formazione che mi soddisfi, che dico, ah, la posso giocare. Io invece temerario vado con una formazione così. Tutto pur di non giocare più Giappo Blu pura. Piuttosto non so neanche... Oh no! Un milione, raga! Un milione! FC Inter, devi distruggerlo, Tsuki. Vabbè, non mi spaventa quel Genzo, l'ho già bucato un paio di volte in online. Devi distruggerlo. Si scherza ovviamente. Aspettiamo che scelga la squadra. Ecco perché S10, probabilmente c'ha i nuovi samurai non ancora ma skillati. Ma me l'aspettavo io. Sì, S10 si gioca per quello. Vediamo che mostri ha. Minimo c'ha Tsubasa. Tsubasa, Sorimachi e Genzo, secondo me. Gioca col 60%. Molto probabilmente. Il brutto è se anche Levin. Vabbè, lo vedremo soltanto adesso. Perché, Levin, Roberto, magari una 2DF c'ha pure il legame. Mamma mia. Vabbè, niente perduto, Rio. Finché non si gioca la partita. Assolutamente. E finché non lagga il gioco. Ah beh, quello non ce lo facciamo mai mancare. Dai! Non lag, no party, raga. Ce la faranno i nostri eroi. Abbiamo dovuto riavviare, raga, sarà bloccato tutto. Non ti bloccare di nuovo, ti prego. Dai! No, sta andando, sta andando. No, ragazzi. Ok, cioè... dai, sta andando, sta andando. Meno male, raga. Allora, stavamo dicendo. Vediamo un po' chi ha, perché sono troppo curioso di vedere se ci ha azzeccato. Questa è la main di Tsuki, verde. Eh sì. Eh sì. Okay. E abbiamo anche legame contro, okay, raga. Roberto, Wairan e Nat2DF. Vediamo di non fare troppo schifo. Bella squadra. Ah, lui c'ha OIDF. Quello difensivo. Allora mi sa che faccio così. Allora, ovviamente questi due li salti easy, che no, non è... Gli hai sigillato il contrasto al sorcio, mentre Yuga non c'era niente. Ciao Yuga. Ciao. Poi... Sì, vabbè. Quando procca lui non c'è niente da fare. Tutti e due ha sigillato. Che... tiri. Che faccio? Potevi mollare la palla, c'è anche il drain di stamina. Ma tanto la palla era sua, quindi... Ho capito, non... ma qui si è bruciata il 90% del campo vigoroso di Yuga. Scusa. Lasciami giocare, Rio, per favore. Ok. Che già è una situazione abbastanza drammatica. Ok, Radunga è volato. Genzo c'ha anche zona di sicurezza. Vediamo un po' se c'è l'epic fail del nuovo Genzo. Ma per favore. Ho dovuto faticare per bucarlo una volta questo qui. Anzi, ci sta volte. Pensando però.
È abbastanza, no, è andato con la forza. Comunque, quindi fa bene ad andare con la forza. Sì, non capivo perché ci stava pensando più che altro. Ma forse perché ho tirato da casa mia e qua lagga? Vabbè, giusto, giusta osservazione. Ok, no, PDF. Qua è un 50 e un 50. Chi avrà ragione? Zucchi o Naturezza? Che domanda è, Rio? Senti! È nato col dribbling. Passa Naturezza. Se guarda 97 resta indietro. Palla Robertone sull'altra fascia. Che bello, proprio a lui che non ha niente. Per quello che c'è andato. Se non fosse per le latenze sarebbe già fuori questo signorino qui. Lol. Eppure non è male come giocatore. No, assolutamente, il problema è che offensivo è buono, difensivo non ha nulla. Problemuccio da nulla, insomma. Ok. E so cosa vuoi fare. So perfetta. Oh, ma quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace. Fammi vedere quanto ti dispiace anche a te. Proviamo così. Zucchi scommette ancora sull'intercetto. E ha ragione. Wairan. Grazie, Wairan. Dai. Grazie, Wairan. Proprio a lui, poi. Beh. Questa fa male. Sì, ma devi sapere una cosa. 29k. Mi devi aiutare, Salinas. Conto su di te. È la peppa, raga, 29k. Conto su di te. E Salinas para. Mamma mia. Cioè, è allucinante. Gran parata di Salinas. Si conferma portierone. Allora, lui difensivamente è nullo. Lui è il problema. Ok, c'ha la 30. Oppure l'S10 per... Però devo fare per forza così, perché il dribbling sudamericano non è che sia tutto sto granché di... Il problema è che lui ha i critici. Quindi fai addio. Fai addio alla skill. Fai ciao ciao. Spera che abbia pensato al doppio dribbling. Non penso. Cioè, l'ha presa? Cioè, fammi capire, ha pensato al doppio dribbling, ma l'ha presa lo stesso. Io boh, ragazzi, cioè. Stupendo. Io boh. Ah, beh, giustamente ha visto che ho killer degli attaccanti. È attirato come un attaccante. Yuga. Ah, è vero, era Yuga. C'hanno lo stesso tiro lui e Tsubasa. Ma puoi sfiancarmi Salinas? No, perché fammi capire. Ok, però dovrebbe essere un cliente abbastanza buono. Il problema è che alla terza non la reggo. Il problema è che non arrivo in porta. Cioè, se ci arrivo Mizugi mi sigilla. Ah, Radunga. Però un'altra cosa simpatica. E poi sono costretta a usare questo. Prova il doppio dribbling. Vediamo un po', Sawar. Sì, però. Oh, ma cos'è sta cosa? Cioè, boh, questa è, la intitoliamo. Ma cos'è? RNG vivente. Ah, guarda tu, il bello di mamma. Trubasa. Il problema è che fai così e poi provo a fare così, dai. Incredibile. Un po' di RNG anche a me, no, mai nella vita. Ah, grazie. No. Cioè, ma cos'è? Vabbè, cioè, vieni pure. Vabbè, io non ho paura. Spettacolo. Matsuyama, fai qualcosa tu.
Ok, è venuta alta, probabilmente la voleva bassa, lui non l'ho vista adesso. Chi se ne frega, adesso te la prendo. No, sta tirando lo stesso. Perché sì, vuole adesso gliela prende. No, adesso gliela prende. E meno male, Owairan ha deciso di fare, come si dice, le vacanze. Yeah, vacanza. Niente. Allora. Tosto, Shingo Dreamfest in difesa. Ho la vala spack. Non è andata. Te l'ha letta. Però cavolo, prima. Sì, ma prima l'hai passato, cavolo. Quel. Ti ha tagliato le gambe. Qualcuno la può prendere? No. Allora. Qui devi azzeccare il pronostico. Ma tanto anche se lo azzecco, ho visto. Senza speranza, no! Che non funziona lo stesso. Spettacolo. Tanto non funziona. No! Vabbè, certo, cioè, vabbè, non ho parole, ragazzi. Non ho ti sta parole. Leggendo tutto, cavolo. Per forza. E adesso tira. Ho finito il tempo. No, no, tira, tira. Salina, okay. Sfami un ultimo miracolo se non finisci i cosi. Okay, ti prego, non fa che ce li abbia, Sì, ce li abbia. Ok. E Salina sei fuori per il secondo tempo. Yeah! E vai! Ok, almeno l'ha parata. Grazie, Salinas. Amiamo ricordarti così, parando tutto nel primo tempo, ma morendo male. Incredibile, giocare contro un 60% di bonus squadra e tu avendo il 45 è pesante. Ma io ci sono abituata in online ormai. No, tu sei morto. Ma ho solo una parata, mi dispiace, stavi una scarica. Dentro Ginuzzo che c'è anche vantaggio colore, tranne con Nato e Yuga. Ma va bene. Ma va bene così. E Roberto. Cioè, vabbè. Cribbio. Un problema, Perché mi sei inutile al momento. Cosa farai, Zucchi? Per il momento continuo così. Non posso fare altrimenti! E anche se non azzecco i bibi, cioè anche se azzecco i pronostici, tanto. No, vabbè, quella su Aoi Dreamfest è bellissima. Fare uno screenshot e la mettiamo come screensaver. Scandaloso, però. Un po' di lagonia. Lui giustamente mi sta varando praticamente. Cavolo, contro. C'è troppa differenza di stats così. Cioè, 60% varando. Contro 45%. Mi sta varando e non poco. Cosa c'hai? Dribbling e due del sogno del Giappone. E tanto, mi dà tanto questo dribbla. E tanto, qualunque cosa faccia, sei troppo bassa di stats rispetto a lui. Cioè, stai vedendo un po' la differenza. Sì, ma non lo guardo perché altrimenti mi viene lo sconforto. La depressione. Ormai io sono col piede di guerra perché finché non riesco a completare una squadra come questa. Vabbè, come questa. Cioè, volevi farmi fare pressing per scompigliarmi i giocatori. Vabbè, giustamente Roberto, ma cosa mi c'ha a fare? No, ci penso io, Zucchi. Aspetta, perché non so difendere io? Mister, che devo fare con il giocatore? Il tuo gemello più giovane non è voluto uscire, quindi non ho l'intercetto. Ah, me ne sono usciti boh, due, mi pare, di quelli. Aspetta. Con Mizugi. Ok. Lol. O dribbla o passa. In ogni caso, cioè, guarda la differenza di stato. Però puoi prendergliela se la azzecchi. Smettila, Ria, ti prego. Più che altro c'ha colpo vigoroso e le skill S, quindi. Sì. Per quello, colpo vigoroso è esagerato. Oh,
che esagerazione queste tecniche, veramente. Che figo, dai, è una figata. Snowboard però. Sulla palla. Ok, tira da lì. Stesso tiro di prima, con la differenza che qua se segno dai con la Tsubasa, cioè perché? Infatti non ha alcun senso questa cosa, ma va bene così. LOL. Ciao, Owain. Volato via malamente. Colpo vigoroso, contro colpo vigoroso. Lui è sopra di stazzi, in teoria sono vantaggio colore. Dovresti, penso che di impeto dovresti essere lì sopra. Boh, anche perché lui aveva usato il dribbling comunque. Quindi. Vediamo. Ciao. Grazie, Jim. No, vabbè, non lo dico, dai. Grazie. No, non l'ho detto, dai. Mi sono trattenuto. No, sto ringraziando Gino. Ah, ok. Sto ringraziando Gino per il suo grandissimo contributo. Cioè, dopo la partita splendida che ha fatto Salinas fino alla fine del secondo primo tempo. Primo tiro bucato. Ok, grazie. Grazie, beh. Gino, ti vogliamo bene. Io bu. Cioè, siamo passati da Salinas che ha parato tutto il parabile, un mol. Primo tiro gol. Ma vabbè. Adesso si destabilizza un po', vediamo. Dai. Ma cosa succede? No! Perché? È tornata la regina, raga. Regina di fuori gioco. Ma non era lì. Cioè, hai fatto il miracolo di passare l'autointercetto di Radunga. Basta, io ho quinto, Rio. Non è possibile. Devi riuscire a fare un team nuovo con le nuove SS, Zucchi. Non puoi giocare col 45. Ma non funziona, l'abbiamo già provato. Mi hai asfaltato e non era neanche completo l'altro il tuo. E non lo è tuttora, quindi. Vabbè, ma non avevi su rematch e non riuscivo ad arrivarti in porta. Non la sto ancora usando quella Tsuki. E non riuscivo ad arrivarmi in porta perché c'era Shingo a centrocampo che fa schifo. Ma tu non la vuole prendere di grano? Giustamente il maestro del centrocampo non la prende. Con l'auto intercetto e non la prende. C'è un motivo. Era impegnato in. Oh! Ti sei perso una cosa meravigliosa! No, l'ho vista con la coda dell'occhio. Cioè, io veramente, ragazzi. Dicevo, maestro del centrocampo era impegnato a fare lezioni e quindi non l'ha intercettata per quello. Certo. Mamma mia, è troppo pesante. 60 contro 45. Sì, no. Vediamo, vantaggio colore. Così dimostra che sei il re dei portieri, più o meno, dai. Ogni botta di RMG. Allora, ascolta, ero un tempo con che lo soffrivo terribilmente, adesso. Beh, giustamente, cioè, certo. Scusami. No, non è quello, però. Allora. Cavolo. Che botta di RMG. Riproviamo. Voglio fare una cosa antipatica. L'ho fatto anche io così, lo sai. Davvero? Di certo non vado a matchare Radunga. No, assolutamente. Cioè, ma meglio Iron. Però penso che sia Zeki. Ok, non ha proccato l'autointercetto. Bene. Ah, porca miseria. No, era già sotto. Non ce la potevi fare. Allora. C'è il contrasto S, l'intercetto A. Qua devi vincere il pronostico. Shingo, io conto su di te. Shingo. Dai! Cioè, ma cos'è? Lettura perfetta di Raffaele, niente da dire. Perfetta, cavolo. Dai! Lettura perfetta, cavolo. Non è giusto, però noi non vediamo come giocate, voi ci vedete tutti i giorni praticamente. Ma è quella la sfida, Zucchi. Evolvere continuamente per non farsi fregare nelle letture. Una la vuoi prendere? Oh, c'è ancora una. Grazie, Warren. Yuga.
Adesso è anche a metà stamina. Arriva una bomba, raga. Io quitto, ragazzi. Cioè. Nel frattempo, casino nero là fuori. Tipo, passato un mezzo pesantissimo. Giusto per sfasciarci ancora un po' la strada. Giustamente. Critico oro. 24k. Tsuki non guarda quanto impeto è arrivato. Non mi interessa, Ri. E niente, 2-0. Mamma mia. 60% è davvero pesante. Per tutti quelli che dicono: "Ah, Tsuki, potevi usare la tua squadra." È inutilizzabile. Raga, se uno non ci si trova col team, non c'è poco da fare. È lo stesso motivo perché sto ancora usando la rosso-blu e non la rosso-verde. Non sono convinto ancora. E poi c'è da dire che dovrei skillare tutto. Mi servono ancora degli innesti. Mica sono fortunata come Raffaele che ha preso Yuga, Tsubasa e Gendo. Bisogna vedere quante Dream Ball ci ha messo però, eh. No, cioè, vabbè, ma ci vuole anche la fortuna. Non indubbiamente. Cioè, a parte il però Dream sai, Ball. Se ci metti 5000 Dream Ball, la fortuna la aiuti. Ringrazia per la partita. Me ne stavo già dimenticando. Grazie della scopola. Bella squadra, Raffa. Bella squadra. Sì, come la mia. Beh, la tua non è male, è che il meta è cambiato, quindi giocare contro un 15% in più dell'avversario. La cosa ridicola, io ho completato la jump verde quando ormai è inutile, come avete ben potuto vedere. No, oddio, inutile no, ti serve come base per uno dei nuovi team che si faranno con no, il 60%. No, è inutile proprio come concezione pura, di squadra. No, pura no, adesso ormai i team puri così non si possono più usare, non ha senso. Perdi troppo. E niente, rimettiamo i nostri faccioni, che il Rio se ne dimentica sempre. Ecco. Ah, me ne dimentico, sono smemorato. Eh. E niente, raga, prima della prossima fantastica amichevole con i Ciocobini, Tsuki vi invita. Seguiteci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Capitan Tsubasa Dream Team su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao. Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo, non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverai due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!